Bastardo. Vai, già lo sai, dai. Sì, l'ho cambiato, l'ho cambiato. Allora, dai. Qua. Allora, ok, su YouTube ci Sì, siamo. dal vivo. YouTube ci siamo, vediamo se siamo anche qui. Sì, siamo anche su Twitch. Perché non mi venite su Twitch? Anche qui. Aia, senti come sgasa Sì, quando parte la l'audio. diretta. Aspetta, Cazzo. che io esco da qua un attimo. Adesso sto imparando come i computer hanno mondezza da cassone. È vero. Guarda qua OBS quanto sta ciucciando. Anche Chrome mi sta ciucciando un sacco di banda. Chiudo Chrome, ragazzi. Chiudo Chrome. Allora, fate per favore una prova scrivendo in chat su. Grazie, alla prossima volta computer fisso. Ah, dice che va bene il fisso. Sì, no, 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 un fisso fatto come Dio si tocca. Ciao Boh. Giuseppe, ciao Sebastiano. Ciao a Ciao tutti ragazzi. cari, ciao ragazzi, ciao ciao ciao. Ciao a tutti. Come mi sentite? Com'è l'audio ragazzi? Come sentite anche l'audio del gioco? Come sentite anche Francesco e Roberto? Fateci sapere così. Qualcuno prova ragazzi a scrivere su YouTube e Twitch giusto per scrupolo, però non dovrebbero esserci problemi. Che mi si spegne il pollo. Ciao Francia, Davide. provi tu su Twitch e su YouTube. Allora, vi dico subito, questo Ok. bollino trial che vedete qui sotto è perché sto provando una versione di prova di un programma per fare AirPlay su Windows e quindi Ah, ok. condividere l'iPad sul PC. Non mi sognavo nemmeno. Non mi sognavo nemmeno di comprare il software, quindi va bene così. Non ci spendo un euro. E niente. Se Giuseppe vuole. Giuseppe, se sei anche su. Se sei anche su Twitch e su YouTube, puoi per favore provare la chat? Fammi sapere anche se c'hai ostato perché non ho visto l'alert. Ah, ti sei dovuto impostare anche tutti gli alert, Prova nonna, vero? prova nonna. Ah, eccolo qua, io solo c'è. Ok. Prova nonna, prova nonna. 1, 2, 3. Grande Davide. Eccolo, grande. Un po' Eccolo, stavolta piccolino. Un po' siamo. piccolino, ma c'è. Oh, te l'avevo detto che era piccolo. Allora, ma perché non ho avuto modo di testarlo prima? Vabbè, l'ho No, ingrandito vabbè. un po', però la chat è giusta, eh? La chat non mi puoi dire Sì, niente. sì. No, non dico nulla. Io sono quello dalle lettere grandi, sono accecato. Oh, Grazie, c'è lo stato. Giuseppe. Ma non è comparso il messaggio, sì. Come no, Ah, sì. Ah, era quello, ok, scusa. sì. Allora. L'audio non si è sentito però dell'host, lo sai? Sì, io l'ho sentito, eh. Sì, si sentite, l'ho Ho sentito. sentito, tutto a posto. No, io me lo sono perso. Adesso 5 su B, su Facebook. Allora, aspetta che voglio fare una precisazione, Giuseppe. Dimmi, Giuseppe, dici. Dici, Giuseppe, cosa c'è? Che succede? Di che parla sto gioco? Di un gallo. Sì, è un'avventura grafica in stile noir anni 30. Esatto. Non vi dico niente ancora sulla trama perché è abbastanza immediata, cioè appena entri nel gioco si capisce subito che cosa succede, ecco, cioè è una roba proprio. Non c'è una premessa, non c'è tutto uno spiegone iniziale, quindi appena entri in gioco si capisce più o meno cosa c'è. Lunedì quando ho stato si è sentito il suono, ma l'immagine. Ma non l'immagine. Ah. Vabbè, oggi, adesso è arrivata, io l'ho vista su OBS, quindi Adesso immagino è che arrivato, ci tanto è fosse. qua. Ok. Comunque, ragazzi, dai. Ditemi se sentite l'audio che io premo su nuova partita e Gallo parla. Quindi ditemi se sentite la voce.
No, l'audio è buono, niente da dire. Molto basso, vero? Vuoi davvero cominciare la storia dall'inizio? Peccato. Vuoi davvero cominciare la storia dall'inizio? Com'è l'audio? No. Basso? L'audio al gioco io lo sento bene, però io non faccio test, bisogna sentirlo. Cioè tu hai sentito anche il parlato bene? Sì, io il parlato lo sto sentendo bene. Ok. Tu, vabbè, ma io e... vabbè, io e lui allora, siamo... aspettate, così. Facciamo così. Ah, vabbè, ma le voci sono al massimo. No, io l'audio comunque lo sento. Ragazzi, com'è? Basso? Allora, aspetta. Oh, finalmente Luca Sanna, io non dormirò senza te di Gala. Ma tu, Luca, non devi dormire, devi stare sveglio tutto il giorno. Riso gallo della nonna. Ma c'è anche Marco Galli tutto esaurito, esatto, sì. Questo è Detective Galli, non Gallo. Allora, aspettate, facciamo così. Provo ad alzarlo da qua. Dai che? Ah. Provo ad alzare l'audio da... come si dice? Settings... no, dov'è? Audio? No, lo devo alzare dal mixer. Lo devo alzare dal mixer... Ah, perché non te ne vieni sul mixer? Allora, sarà questo? Come lo sentite? Sempre uguale. Io lo sento uguale. Voi lo sentite uguale? Sì, sì. Ma io lo sento più alto, come mai? Tu? Ragazzi, ma voi come lo sentite, ragazzi? Perché l'audio è fondamentale, cioè non sento proprio, addirittura. No, Baldo, come non senti proprio, dai. Pure, ragazzi, l'ho alzato parecchio, l'ho alzato più del doppio. Ti do un consiglio. Così? No, allora non alzalo da lì, alzalo da OBS. Mettili, fai ma se alzo OBS, alzo anche voi, Abbasso l'audio di Discord a sto punto. Lo so. Aspettate. Così abbassi. Così è ottimo. A te ti sento bene, il gioco no. Così come lo sentite? Come lo sentite, raga? Ditemi, fatemi sapere. Vabbè. Vuoi davvero cominciare la storia dall'inizio? Ah, ottimo così? Perfetto. Ah, perfetto. Voi ragazzi, come lo sentite? Siete bene? Sentire la voce di Robert Stafford non apprezzo. Ok, perfetto. Allora, via, cominciamo. C'è un breve filmatino introduttivo. Allora, facciamo un nuovo salvataggio. L'hai voluto tu. L'hai voluto tu. Non l'hai voluto tu. Allora, i ragazzi che hanno sviluppato Detective Gallo sono i Footprints Games. Si sente, ma piano voi ultimamente. Ci sono momenti in cui la vita non perdona. Ti guardo fisso negli occhi e ti sbatte al tappeto con un diretto molto alto? A volte hai la forza di rialzarti. Altre volte invece vuoi solo dimenticare. Sta laggando l'audio. Come quando sei costretto a dire addio a un vecchio compagno. Povero McKenzie. Era sempre pronto a offrirmi da bere. Io lo sento bene. Quello che gli è accaduto... Mi farò un'altra bevuta in suo onore. Ora perfetto, ok. C'era un tempo in cui mi bastavano 6 buone ragioni per ripulire una città intera. Stanotte, invece, tutto ciò che riuscirò a ripulire sarà questo bicchiere. O 2. O 3. O 3. O 4. O 4. Piccolo spoiler. Però attenzione, si sta leggendo i sottotitoli sotto. No, quelli non si leggono, ma non fa niente. Perché tanto adesso i sottotitoli sono a schermo, vedi? Ah, perfetto. Di morale con i miei dolcetti. Infatti non li vedevo. Mi sono già liberato a fatica delle schifezze appiccicose che mi hai regalato prima.
pensa tu a me? Sì, penso sempre a come liberarmi di te. Allora, vuoi accettare la mia ennesima offerta caramellosa? Solo se stavolta non mi insegui armata di un bastoncino di zucchero. Lo sapevi che i frizzi frizzi rispecchiano il mio amore per te? Quando ti si appiccicano, non ti lasciano. Si sente più le voci in sottofondo. Lo stesso si può dire di te, odio questa città. Grande Gilberto. Odio questo quartiere. L'unico posto in cui rilassarmi è il mio ufficio. Il mio ufficio? C'è un estraneo nel mio ufficio e sembra pericoloso. Devo fargli capire chi comanda. Pericolosissimo. Magari posso usare su di lui uno degli oggetti dall'inventario. Sperando che tutto questo sia logico. Yonna, che tu senti l'audio a scatti, sì? Yons. Francesco, lo senti a scatti l'audio? Senti l'audio a scatti? Un pelino sì, ogni tanto. Ok. Ah. No, perché penso... Ma in live come si sente l'audio? Si sente bello? Tra le Roberto si sente da dentro un armadio. Sto parlando così, allora. Parlo così. Ma vabbè ragazzi, mi state facendo venire le... L'angoscia. Le paturne. No, allora, grazie, non è importante noi come sentiamo, è importante loro come sentono attraverso il tubo. Esatto. Attraverso il tubo Facebook. Se attraverso il tubo è Facebook e Twitch si sente bene... Potete, per favore, andare a vedere un attimo? Voi, o uno di voi? Per sentire come si sente. No, vabbè, leggo i sottotitoli, ma insomma, ragazzi, non è bello presentare un gioco. Non saprei cosa dirgli, ma saprei cosa fargli. Allora. Facciamo così, pistolina su di lui. Oh, buonasera! Finalmente è qui. Il suo cactus mi stava mettendo a disagio, signor Gallo. Tirami una castagnella di primo. Detective Gallo. Le dirò tutto se la smette di puntare su di me con quel revolver. Con quel revolver. Sembra facile con le mani piene di zucchero appiccicoso. Mi chiamo Phil Cloro. La stavo aspettando. Phil Cloro. Ma lei non ha un appuntamento alla porta della chiusa? Si vedono, ragazzi, sì, si vedono le scelte, ok. Come si sente l'audio dei dialoghi in live? L'audio si sente bene. In live si sente bene? Sì, sì. Ah, ok, perfetto. Ho fatto una prova, si sente tutto bene. Ok, quindi perfetto. Siamo noi. Siete voi che magari c'è qualche problema con... Perché è un pochettino pesante Parsec, sì, sì. Ma in realtà... Se avesse funzionato Discord era meglio. Vabbè, che dobbiamo fare? Non posso neanche lavarmene, non ho un bagno. Ma lei non ha l'appuntamento, la porta era chiusa a chiave, non posso neanche lavarmene, mi dia un buon motivo per non spararle, dai. Diciamo così. Mi dia un buon motivo per non spararle. L'audio si sente forte? Ma l'audio nostro? Tutte le mie adorate piante, un attimo prima perfette, un attimo dopo... Lei sente forte. Massacrate. Scusa, inquadrami OBS un secondo. No, assolutamente, guarda. Metà. No, sta l'oscilloscopio lì. Non è neanche sul giallo. Cazzo l'oscilloscopio. Baldo mi dice che su Facebook un po' più forte non sarebbe male. Davide mi dice che l'audio si sente forte. Ragazzi, se l'audio è alto, abbassate il volume. Se l'audio è basso, provate ad alzarlo se non ce l'avete al massimo. Se ce l'avete al massimo, purtroppo... Ah, era una battuta di Macho Capatonda. Ah, a cagare, Davide. Allora, in sostanza... Vai. Accettiamo il caso, ovviamente, perché siamo senza soldi. Lei sì che è un professionista. Regola numero uno di Gallo, essere professionista, polemico e puntiglioso. Io ve lo sto bloccando. Pure io. Come vede tutto bloccato? Io vedo la schermata bloccata. Ok, adesso a posto. No, adesso no, ok. La scena del delitto è in via del rododendro 8. L'aspetto. Arriverò con i tempi della legge. Lenti e inesorabili. Come cammina? Ciao, oh, no. Il tipo è ricco sfondato.
ma è totalmente fuori di testa. Sì, disse quello che parla col cactus. Il dovere ci chiama, Spina. Spina. Prima devo chiudere a chiave l'ufficio. Sir Spina Bacca. Ah, se ricordo bene, la chiave è nascosta dietro al tuo cartonato. Ha pure il cartonato della... Ne sai uno più del fico d'India. Allora, andiamo a vedere dietro il cartonato. Comunque è simpaticissimo, fatto bene. Nessuno oserà più mettere alla prova la mia pazienza e il mio revolver. Bravo. Sono di nuovo padrone del mio ufficio. Ora posso uscire. Ora posso uscire. Come Spina nel fianco. Esatto. Ho la voglia di pollo di rosticceria e patate arrosto. Regola numero 70 di Gallo. C'è sempre un buon motivo per attaccare un appunto. Il problema è scoprire quale. Va bene. Allora, niente. A questo punto usciamo. Posso cliccare due volte sulla freccia rossa quando voglio sbagliare. Grazie del suggerimento, come Gallo. Come quasi sempre. Vai, vai. Ecco, ho chiuso la porta a chiave. Va bene. Sono sempre di parola con me stesso. Allora, andiamo sulla scena del crimine. Ah no, attenzione, telefonata. Pronto. Ehi, Gallo, sono il tuo informatore. So chi sei, riconoscerei la tua voce fra mille. Informazione del gioco. Un Gallo rinforzato. A YouTube piace questa live, ragazzi. Un saluto a YouTube che ci segue sempre. Amici followers. Esatto, amici cari followers. Il crimine non aspetta. Ti richiamo appena, appena possibile. Va bene. Scocciatore. Devo raggiungere la scena del delitto in via del Rododendro 8. O non mi chiamo più Gallo. Sì? Ciao Simone. Detective Gallo. Uè, Simone. Prima del previsto. Ciao Simone Cadoni. Odio le persone più puntigliose di me. Pure mangia 30 Kinder fette al latte. Un gioco sulle Kinder fette al latte non l'hanno ancora fatto, quindi. Devo trovarlo. A dire il vero, hanno fatto un gioco sul Kinder Pinguì e il Kinder fette al latte. Ah sì, ah è vero, è vero. Lei deve trovare l'assassino. A questo gli hanno ucciso le piante, ragazzi. Dobbiamo scoprire l'assassino delle piante. Sicuramente. Non tema, signor Cloro. Davide, questa è facile, è nata la nonna prima di tutti. Sta parlando con il suo cactus? Sto parlando con il suo cactus. Eh sì. Il colpevole deve essere in gamba. Adesso si complimenta con un pazzo omicida. Apprezzo i lavori ben fatti. In casi come questo posso contare sul mio senso di Gallo. Chi sei? Devo ricordarmi che in ogni momento posso cliccare sull'icona del taccuino per consultare l'obiettivo corrente. Dai. E per leggere i tuoi consigli, Spina. Chissà perché, lo faccio sempre ad alta voce. Ma quali consigli ti può dare un cactus? Questo non ho mai capito. Allora, qua c'è il senso di Gallo. Come vedete, ti sono praticamente suggerimenti su quali sono i punti sensibili della scena. Portare con me una prova. Qua vediamo un po' di piante morte. Che disgrazia! Qualcuno l'ha già usato. Anche troppo. Anche troppo. Non voglio tutta la pianta. Dovrei portare con me una prova non identificata. E adesso con chi parlerò? Il vaso può tornarmi utile. Interminabili poveri. È troppo tardi per questo bonsai. Ciao Giovanni, dove sei su YouTube? Ti saluto. Ciao. Cosa ha preso? Ha preso un vaso? Sì. Un vaso, il vaso del bonsai. Ok. Il mio girasolentus non vedo. Bossolo. Salutate tutti Giovanni, ragazzi. Grande Sebastiano. Ok. Allora, il bossolo è caduto sotto il divano. Dobbiamo recuperarlo. Ha intonato l'ultimo canto. Cioè, quello continua a piangere come un bambino. Posso? Se le serve per l'indagine. Ok. Vuole frugare delle mie tasche? Non ho niente da nascondere, Detective Gallo.
Okay, mi fido. Ma se lo dice come sospettato. Io non ho niente da nascondere. Oh. Sta piangendo come un bambino. Più preziosi. A parte i miei diamanti non e i miei gioielli. Scrigno di ceramica. Allora, proviamo a prendere il bossolo da sotto il divano con quel braccio telescopico. Lo porto qua. Eccoci. Ecco fatto. Prendiamolo. Ecco un indizio utile. C'è scritto qualcosa sopra, ma è troppo piccolo per leggerlo. Che disgrazia! Bene, qui ho finito. Che disgrazia! Già fatto? Ha scoperto chi è l'assassino? Dagli tempo. Non ci crederà, ma... Non ha. Presto, detective Gallo. Lei sì che è un professionista. Ma t'ha appena detto di no. Vabbè. Ma infatti mi sa che era sarcastico. Sopravvalutato. Esatto. Cioè, il tassista che dorme. Che poi è russa. Cosa parlare. C'è scritto sul bossolo? Così avrò una pista da seguire. Vai. Telefonatina. Ciao Gallo. Come butta? Come butta? Come al solito. La città continua a mietere vittime innocenti. Vegetali stavolta. Dannazione. Dannazione. Sentire la scritta su un bossolo. Potresti usare il mio microscopio. Ok, lo presti? Te l'ho prestato anni fa, ma lo tieni ancora nella tua cassaforte. Aia. È come se lo... Non si chiama Pietro il microscopio. Regola numero 17 di Gallo. Non gettare... Ah, dannazione, com'era la regola numero 17? Buona fortuna. Sì, Giuseppe, poi lo guardo. Ma lo conosco, Brad. Non è che mi interessi più di tanto, a dire la verità. Mi sembra già. Però se mi dici che è divertente, lo provo. Il gioco dove tu sei una fetta di pane e devi entrare nel toast. Esatto. Ecco, tu hai descritto il gioco. Ah, beh, allora, capolavoro assoluto. Guarda. Mi sembra già occupato. Esatto. Tempo indeterminato. Allora, niente, andiamo via. Torniamo qua. Cassetta per le lettere, cosa ci dice? Devo avere qualcosa da spedire e qualcuno a cui spedire. Non devi andare nella cassaforte a vedere il telescopio. Sì. Non voglio spostarli. Magari la uso per imbiancare il bagno. Bravo, prendi la vernice. Quando ne avrò uno. Bravo. Bravo, detective Giallo. Senta. Allora, ha deciso? Vorrei qualcosa di molto dolce. La meringa cioccolatosa caramellata è il dolce più dolce che ho. Gliela sconsiglio. Senta. Gliela sconsiglio. Mi piaccia. Allora il trionfo dei 5 zuccheri, una specialità della casa. Non sarà troppo dolce. Sì. Sì. Devo pensarci ancora un po'. Va bene. Mentre rovina gli affari di questa qua, andiamo a casa, anzi all'ufficio. E apriamo la cassaforte. Per prendere il microscopio devo inserire le cifre della combinazione, che non ricordo. Le ho trascritte in 3 appunti nascosti in ufficio. Sono davvero un genio della segretezza. Non le scoprirebbe mai nessuno. Beh, vedo una lì. Ecco la prima cifra della combinazione. Vai. Poi sicuramente in quel malloppo di fogli che vedo lì sotto. Sembrava che almeno avesse iniziato a leggerlo. Andiamo. Beh, dici niente? Ah, boh. Aspetta. Allora. Sembra che ci sia inciso un numero. Devo renderlo visibile. Ah, ok. Porta. Chiudi la porta. Lo so, non è un granché. La porta. La porta. Ah, già è vero, perché avevo messo analisi invece che.
Nulla è paragonabile al tanfo del mio ufficio. Analisi logica. Esatto. La seconda cifra della combinazione. Presa. Presa. E quindi ci serve qualcosa per... come si dice? Visualizzare questa cifra che non si vede sul foglio. Ma preferisco dire che non mi piace usarlo. Quindi niente fax, ne ho le mazze. Ne prenderò solo una. Ah, ok, la mazza da golf la prende. Quanta roba abbiamo? Cioè, abbiamo mettere una marea di roba. Esatto, è quello difficile. In Siberia, paradossalmente, gli oggetti erano contati. Sì, in Siberia spariscono subito. Cioè, appena li prendi, poi li devi usare. Quello forse è il bello. Ecco il vantaggio di non chiudere niente a chiave. Vabbè, questo è un po' vecchio stile, è un po' la Monkey Island, ecco. Esatto. Matita, eccola qua la matita. Allora, dov'è? Dove l'ho messa? Eccola qua, prendi e la spostiamo sul foglio. Ecco, ora il numero è visibile. La combinazione era 358, il numero dei miei casi risolti. Oh, la madonna, 358 casi risolti. Ora posso aprire la cassaforte. Sei bravissimo. Ah, sì, fino a un attimo fa non se la ricordava. Un gioco da ragazzi. Ma ha trovato le cifre. Regola numero 100 di Gallo. Se non ricordi, se non ricordi una cosa ricordi il sistema per ricordarla. Eccolo il microscopio. No, dà un senso alla mia cassaforte. Allora niente, prendiamo il bossolo. No, non l'ho preso. Prendiamo il bossolo. Ok. Stranamente bisogna cliccare una volta per farne una copia. Veg 68? Che cos'è? Vegetariano. È un nickname. La trama si infittisce, ma sono sicuro che seguendo questa pista. Un saluto a Veg 68 che ci segue sempre su YouTube. Che ci segue su Twitch. Che è amico di? Di Gil da tanto tempo. Ah, è vero, amico di Gil. Perché praticamente il 68 a rovescio cos'è? Gil 80? Sì. No, 89, vabbè. No, 68, inverti l'8 col 6. In quel senso. Sì. Ricambierai il tuo saluto. Il contrario di Gil 86. Esatto. Di solito è scritta sulla tessera dell'Acetra. Acetra. Tessera di che cosa? Associazione certificata ed esclusiva trafficanti di armi. Per diventare socio, devi spedire la tua foto in una busta. Mi socio. Ah, così, facilissimo. Esatto. Nata burocrazia. Troverò quel trafficante e lo consegnerò alla giustizia. Ammesso che smerci armi antivegetale. Lo consegnerò alla giustizia in ogni caso. Regola numero 111. Quante regole c'ha, Gallo? Cerca almeno di avere il grilletto facile. Ah, quasi dimenticavo. La frase segreta è scritta con inchiostro fosforescente, visibile solo al buio. Ah, quando mi dai queste informazioni, ti pagherei il doppio. Troppo buono. Per toglierti dalle scatole. Che merda. La tessera da trafficante non è Detective Gallo, è Detective Merda. Allora, quindi, cosa dobbiamo fare? Non ho capito, dobbiamo mandare la tessera. Ma io la foto come la faccio? Vediamo se fuori c'è un qualcosa per fare le foto. Oddio, l'odore. Allora, ci facciamo fare la foto alla nostra ammiratrice segreta? Ah no, guarda qua che ce n'è una. Non mi priverò dell'unico modo che ho per averti con me. La nonna che fa traboccare i vasi. Lo fai, scrivi su Twitch. Esatto. Ciao Enzo. No, testavo YouTube. Buonasera Detective Gallo. Qual buon vento. Il solito tanfo di criminalità, Candy Bob. Guardate come muove le mani così. Aspettate, ve lo faccio rivedere. Come vanno gli affari? Come vanno gli affari? Il mio banco si anima solo quando arrivi tu. Eh no, niente, non gesticola più. Che peccato. E lo fa a volte. Non ti senti in pericolo in questa zona malfamata? No, perché so che tu sei vicino e mi proteggi.
E quando non sono qui intorno? E mi protegge. Quello sguardo temibile. Tutti malintenzionati. È la mia solita espressione. Mai pensato di traslocare in un altro pianeta, cioè quartiere. Esatto. Mai pensato di traslocare in un altro pianeta, cioè quartiere? Sto bene qui. Sono proprio accanto al tuo ufficio. Ecco perché io e Spina siamo sempre in giro a risolvere i misfatti. Scappano. Potresti darmi la mia foto? Potresti darmi... Un muffin al cacao con cascate di peperoncino? Hai il potere di addolcire l'animo. Addolcire l'animo e bruciare un'altra cosa. Allora posso offrire... Vai subito al cesso con quella. Forma di cuore. Non è romantico. Io e il romanticismo siamo due mondi molto lontani. Oppure potrei... Senti, Candy, quello che voglio da te è la mia foto che sta sul tuo balcone. Oh, mi spiace, Gallo. Se te la dessi, l'anima di questo banco se ne andrebbe con te. A meno che tu non riesca a trovare qualcosa di più grande. Quindi, cioè, un ritratto, lo devo fare. Forse qui sono di troppo. Dici sempre così, ma poi torni. Quanto amore. E quindi al posto della foto... Mi preferisco mangiarli piuttosto che leggerli. La foto della nonna. Bisogna fare un baratto. La foto per boh. Fammi pensare. Lui foto di sicuro non se ne può fare. Vediamo se andiamo di qua cosa c'è. Chi è questo? Una lava di catrame. Baby teppista. Ciao, essere uno sputo più alto non ti autorizza a trattarmi come uno sprovveduto. Sprovveduto. A parlare così. Tutti credono che un neonato non possa entrare nella società degli adulti. Hanno ragione. Invece mi sottovalutano. Io ho un sacco di qualità innate. Uno di qui qua. Molto bene, per esempio. Caspita, che talento ribelle. Che talento ribelle. Hai uno scopo nella tua esistenza o sei solo un indolente buono a nulla, dai. Eccola, eccola. Cosa fa? Muove le mani? Sì, sì, detto così. Non appena troverò il modo per farlo, andrò all'arrembaggio del mondo intero. All'arrembaggio? Hai la lingua lunga. Hai la lingua lunga, moccioso. Moccioso. Il mondo ti costringe a crescere in fretta. Non fai in tempo a cambiare ciuccio che ti ritrovi senza lavoro. Tutti credono che un neonato non possa entrare nella società degli adulti. Hanno ragione. Invece mi sottovalutano. Io ho un sacco di qualità innate. So dipingere molto bene, per esempio. Che bravo. Sei bravo. Ah, bravo. Però ha detto che sa dipingere molto bene, quindi mi posso far fare un ritratto. Chiaro. Ora esageri. Questo mondo non lascia spazio ai giovani. E per i giovanissimi come me prevedo tempi molto duri. Puoi pitturare la mia faccia sul muro dell'ufficio. Puoi pitturare la mia faccia sul muro dell'ufficio? No, prima devi farmi un favore. Quale? Aiutami a svaligiare questo distruttore. Ma come? E ne riparliamo. Ma come? Ci si rivede. Ci si rivede. Spero di no. Per farlo funzionare dovrà inserire una moneta o usare altre. Vediamo cosa abbiamo, dai. Io c'ho una chiave, ma questa è la chiave dell'ufficio. Ah beh, posso sfondarla con la mazza da golf, vediamo. Ci vuole qualcosa di ancora più preciso, no. E potente. È una pistola? Sì. A posto. I gadget regalati sono sempre i migliori. Ehi, come hai fatto? Lo capirai non appena ti spunterà il primo dentino. Perché non prendi anche quella gamba di legno? Se c'è una cosa che più odio al mondo è il rosa. Me la piglio io. Infatti.
Esatto. Non si sa mai. Non si sa mai. Cioè, usa la forza per prendere gli oggetti. Esatto. Ciao, essere uno sputo più alto non ti autorizza a trattarmi con... Allora, ora che hai preso il gadget, cosa farai? Ora che hai preso i gadget pirateschi, cosa farai? Rimarrò qui senza dare sospetti. Gli adulti mi osservano. Se sapessero che ho svaligiato questo distributore... L'ho svaligiato io. Ma non devo darlo a vedere. Al momento buono userò tutta la mia carica sovversiva. Ok, avvertimi un attimo prima dell'apocalisse. Ok, puoi pitturare la mia faccia sul muro dell'ufficio. Via. Dai, dai, facci sto ritrattone. Ho svaligiato il distributore per te. Mi devi un favore. Ho bisogno di un pennello, con le setole soffici e con il manico lungo. Ah, che palle. Altrimenti ti puoi scordare il tuo bel faccino dipinto. Bel faccino? Grugno ti piace di più? Non so dire. Le nuove generazioni crescono a latte e cinismo. Benvenuto nel 2019. Ci si rivede. Vedete il gallo. Allora andiamo qua su Everything for Everybody. Ci sarà un pennello? I famosi pennelli cinghiale, volevo sapere. Esatto. Pennelli cinghiale venduti da Mario Rossi. Esatto. Che ci segue sempre, un saluto anche a Mario Rossi. Salutiamo Mario Rossi che ci segue, soprattutto in notturne. No, quell'articolo... Come mai? È l'unico pezzo della mia collezione personale. Quella mazza. John Gallo? John Gallo. Un parente. Addirittura un mio omonimo. Ma che sto John Gallo? Non lo so. UFO? C'è un UFO? Possiamo comprare l'UFO. Per niente. Ma c'è un cacchio di pennello, qua. Ragazzi, non c'è. Cioè, c'è di tutto tranne un pennello? Ma c'è anche una parrucca. Vediamo, sta sveglia. Senta, vorrei comprare tutto quello che c'è senza pagare in contanti. Non si preoccupi, facciamo credito a chi ha un lauto anticipo come il suo. Ma come ha fatto a... Capisco al volo i bisogni dei miei amici. Questione di professionalità ed esperienza. Bravo. E quindi la sveglia l'abbiamo presa. Che ce ne facciamo della sveglia? Nulla. Ah. È già caldo. Posso cuocere quello che voglio. Cosa cuociamo sul barbecue? È un po' di tinta al forno. La sveglia. Aspetta, la sveglia. Ma se questa gamba di legno la mettessi qua? Se il mondo gira, non è per lampi di genio come questo. Ah, ok, quindi non era un lampo di genio, perfetto. Allora. Vabbè, parliamo con lui, vai. No, che cazzo faccio? Vabbè. Solo un'impressione o non sono più padrone. Ho sbagliato io, scusa, detective giallo. È un giallo gallo. Lei è davvero giallo. Tutto per tutti. Un giallo gallo gallo giallo. È davvero tutto per tutti. È un giallo con un gallo giallo. Puro marketing. Funziona, no? Ma io voglio un pennello. Possibile non ci sia un pennello, ragazzi? Pennelli cinghiale, la grande marca. Bello, lo sconto almeno 150%. Però vedo che le voci dei dialoghi sono un po' in ritardo, ma credo che non sia colpa tua ma del gioco. No, è colpa dell'airplay, Giuseppe. Ogni tanto va in ritardo. Ciao Massimo, vedo che c'è Massimo Morelli su Facebook. Oh, ciao grande. Carissimo, ti sta aspettando anche... per giocare al leaderboard. Abbiamo la mazza qua, eccola qui, guarda. Cioè, abbiamo la mazza da golf, Detective Gallo. Per giocare a leaderboard golf. Esatto. A leaderboard gallo. Leaderboard gallo. Ma io la voglio mettere a posto. Come faccio a metterla a posto? Quando la userò sarà un momento memorabile. Ok. Vedo anche Starflame. Ciao Starflame. Oh Starflame carissimo. Ciao. Allora, ma è possibile che non ci sia un pennello qua? Qua cosa c'è? Pennelli. La manovella. Questo cos'è? Pennelli cinghiale che piacciono tanto a Massimo Morelli. Massimo Morelli praticamente vuole pennelli cinghiale perché secondo lui il disegno di Gill uscirebbe meglio. Assolutamente sì. Fiorellino.
I famosi cinghiali notturni, tra l'altro, sono i peggiori. Mi è costato più di questo il foglio. Ma l'hai visto il meno 1000% sul tappeto? Sul tappeto. Sul tappeto qua. No, no. Coltello da... non devi prendere, no? Un mix bizzarro. No, me lo fa prendere. Ma sempre meglio di una mazza da cucina. Leggera e appuntita. Bello. Bello. La testa d'orso. Steven Seagal, bellissimo, bravo. No. Ma Robert Pireskins come mai si sente piano? In che senso si sente piano? Io mi sento piano? Boh, mi sento come sempre, non lo so, forse c'ho il microfono. Ma piano in che senso? Voce bassa oppure rallentato? Però se Massimo, per la prima volta che sono in praticamente non in video, oggi sono praticamente in mutande che mi guardo al mare. Esatto, è in vacanza, in ferie. Sono in ferie. Allora niente, qua non ci sono pennelli e io me ne andrei a sto punto. L'audio di roba sente piano. No, non lo so. Ma in che senso? Ma con piano intendi basso? O rallentato? O voce bassa. Ok, voce bassa. Voce bassa? Roberto ha una gran voce stasera. Voce bassa, sì. Secondo me l'audio di gioco è basso, almeno da YouTube. Minchia, ragazzi. Non ci sto capendo niente, perché molti mi dite... Ma allora, perché signora, non mi fa andare via? Ascolto qua, dai. Non mi fa andare via, forse devo fare qualcosa? Io da YouTube ho sentito e si sentiva bene. L'auto anticipo del mio cliente coprirà tutte le spese. Mutandoli dalla nonna. ho capito, me lo devi far prendere però, Gallo. Ah, ok, perché sono... Boh, guardate ragazzi, io adesso ho il telefonino davanti, mi sta ascoltando da YouTube e si sente bene. L'ho detto anch'io prima, si sente bene su YouTube. Forse è il volume un po' basso, StarPlay. Quindi... ragazzi, signori, a me sembra... Dispiace, ma vuol dire che soffrite di cosa? Di sordità. Sorditudine. Sorditudine. La sorditudine. La sorditudine. Sordo e abbandonato. Sordo e abbandonato. No, scherzi a parte. No, bugia, balle mie. Scusate, la Facebook l'ho ascoltato. No, ritorno dal tubo. Aspettato, sbagliato. Ritorno al futuro. Parte terza. No, vabbè, da... No, ho sbagliato. Cazzo, c'è ancora in testa Steven Seagal. Ma perché Steven Seagal? Torni a trovarci. Aggiorniamo periodicamente. Ma perché Steven Seagal? Questo era YouTube, questo che stai mettendo adesso. Sì. E io ti sento bene. Questo era YouTube, questo che stai mettendo adesso. Sì, si sente bene, ragazzi. E io dai. Ti sento bene. Questo era YouTube, questo che sei. Si sente il ritorno all'infinito. Pensa, si sente anche là il ritorno dalle cuffie. Cioè, no, dai, va bene. Siamo a posto, ragazzi. Mi dispiace, ma vi consiglio di andare domani a comprare dei telefoni. Dai, ma non insultare tutti adesso. No, sto scherzando. Quel bicchiere sulla panchina? Allora, bicchiere. Ma poi parlo io che ho un SSI cesso, quindi puoi immaginare. Non è il solito volume. Vabbè, non è il solito perché sto trasmettendo io. Forse è leggermente più basso del solito. Sì, vabbè, stiamo... Beh, sì. Ma mi ha troppi oggetti per essere all'inizio del gioco. Comunque. Sì, no, è una roba incredibile. Infatti ho già le mie di lacrime. Gallo, io non so cosa... Beh, sta streamando Graziano, sono due computer diversi. Quel coltello col foglio? Foglietto con coltello. Il foglietto col coltello. Pubblicità effetto. Non siamo andati qui al ristorante. Al ristorante, la terrazza.
Ascolto in cuffia, le vostre voci sono ok, ma l'audio del gioco è basso, ma nessun dopo problema. Dopo quello che è successo, voglio tenermene alla larga. Giusto. Ah, l'audio è basso. Colpa di Mario Rossi e Puffo scazzacazzo. E Pisellino Green Beret non ce lo metti? Pisellino Green Beret è uno dei migliori, secondo me. Comunque l'audio del gioco si può un po' aumentare, volendo. Detesto le piante, se non sono né grandi. Però aspetta, non gioco. So se Starflame intende l'audio del gioco, ma intendi le voci o l'audio della musica? No, no, l'audio del gioco. L'audio del gioco è suddiviso tra musica e audio. Sì, ma io penso che intenda il parlato. Parlato del gioco. Ok. Non so, la voce del galletto è bassa. Ok, la voce del galletto. Tra l'altro qua si può sistemare il sync. Quanto era in ritardo secondo te? 10 millisecondi? Proviamo. Il galletto valle sfuga per. Mi sembra già occupato. No, l'ho aumentato. Tempo indeterminato. No, mi sa di metterla più 20 circa. Prova. Siamo 20. Il galletto valle sfuga. Mi sembra già occupato. Lontanissimo. Aspetta, facciamo meno 20. Qualche secondo in ritardo. Infatti sto cercando di sistemarlo. Mi sembra già occupato. È sempre tanto. Niente, devo mettere 0 allora. Perché mi sa che... Cioè, laggation? One nation, one station? Mi sembra già occupato. A tempo indeterminato. Così ha giusto un pelino di lag. Vabbè ragazzi, mi spiace, purtroppo questo software che ho messo che è un po' di ragazzi, stiamo che è un po' di lag, purtroppo non posso trasmettere, cioè non ho il Mac, quindi non posso trasmettere come sarebbe su Mac, cioè su Mac non c'è tanto lag. Abbiamo dovuto trovare una soluzione alternativa. Elettricamente. Sì, tra l'altro ne ho dovuti provare 3 perché alcuni avevano delle limitazioni, altri mi davano problemi, mi chiedevano la registrazione. Massimo dice, prova a vedere se sul tubo arriva l'audio corretto. Sì, allora io l'audio l'ho sentito dal tubo e si sente bene. Magari il gioco sì, è leggermente più basso, ma non mai udibile. Mi sembra già occupato. Niente ragazzi, io non so dove cavolo trovarlo. No, sto pannello. Ma lì va nell'audio del gioco direttamente, lo più un po' aumentare. Buco del topo, vediamo se qui sono il buco del topo. Questo è il buco del topo, fa pensare altro. Trovato una candela per torte. Una candela per torte. Topo maschio. Lampadario della tana del topo. Mi ha trovato una candela. Vale la candela. Vediamo cosa ci dice. Qualcosa mi dice che oltre a una spedizione serviranno diverse telefonate. Ah, quindi dici di chiamare. Proviamo. Chiama l'informazione. Chiama la compagnia elettrica. Vediamo. Eddie and Son. Servizio cortesia Eddie and Son. Come posso esserle utile? Piantandola di essere così fastidiosa. Madonna, che scontroso. Quindi ha chiuso il telefono in faccia, vabbè. Chiamati lui. Chiamiamo l'informatore. Cioè, ce lo recupera un pennello. Come butta. Vanno bene gli affari. Secondo me far vedere la freccia al mouse, non si capisce cosa risponde. Sull'iPad non c'è il mouse. Non c'è? No. Sto usando le dita. Cosa mi dici di un boss lo calibro VEG 68? Vediamo cosa ci dice di Jill 68. Cosa mi dici di un boss lo calibro VEG 68? È di un'arma antivegetale? Non lo so, ma puoi scoprirlo se parli con il trafficante di armi alternative in città. Lo riconoscerai perché ricambierà il tuo saluto. Dopo che gli avrei detto la frase segreta. E sarebbe?
Di solito è scritta sulla tessera dell'Acetra. Ma questa l'abbiamo già. Associazione, cioè, per diventare socio devi spedire la tua foto, riceverai via fax. Dannata burocrazia. Ammesso che smerci. Lo consegnerò. Bla 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 bla. No, no, cacchio, ho sbagliato, ragazzi. Ho ripremuto. Scusate. Ok. Forse non te l'ho detto, ma cose più interessanti. Buona fortuna. Allora, guardiamo nella monnezza, l'unico posto dove non abbiamo guardato. Andiamo qua. Ma se ritrovi l'assassino. Se trovo il pennello, mi incazzo. No. Lo farò solo quando non avrò nient'altro di meglio da fare. Spazzatura. Non sono messo così male. Non ancora, almeno. Tombino, vediamo. A mani nude? A mani nude. Usiamo questo, via. È un'azione idiota. È un'azione idiota. E io non avere troppa fretta. Lo so, ma infatti sto cercando di capire. Proviamo con la mazza. Ammazza che mazza. Ci vorrebbe uno strumento in grado di fare leva per aprirlo. In grado di fare leva. Quindi qualcosa da combinare. Se usassimo questa zampa di legno rosa. Si accettano altri suggerimenti. Lo so, era un po' stupida in effetti. Cosa possiamo usare? Dobbiamo aprire questo tombino, ma come facciamo? Cosa suggerite? Lo spazzolino? Che spazzolino? No, scherzo. Cos'è quell'affare a fianco al... A quel secchiello? È una mazza, questa qua, dici? Il proiettile calibro Vex 60. Da golf. Sembrava uno spazzolino. Tipo l'apri tombino di Broken Sword. Sì, esatto. Magari avercelo. Lo strumento più utile di tutto il gioco. Esatto. Tra l'altro, prova a usare gli occhi di gatto. Occhi di gallo. O i gnocchi di gatto. Guarda che il muro. Aspetta, il muro cosa mi dice? Però ho usato la mazza, fanculo. Si accettano altri potrei anche farlo. Come? Ma come? Qua la nonna. Mi ci vorrebbe lì il pennello, ma. I famosi pennelli cinghiale. Come possiamo fare, ragazzi? Allora, con la mazza da golf Massimo Morelli fa giocare al leaderboard Prespectrum. Massimo, ti sto facendo passare la voglia di giocare con il leaderboard, non c'è niente da fare. Se devo far leva, vorrebbe uno strumento in grado di fare leva. Ma se facessi leva su questi. Inizia a provare. Prova a combinare tutti gli oggetti a vedere se c'è qualcosa. Ciao Davide! Infatti non ho mai provato a combinarli. Vediamo se. No. È solo un'impressione. O non. È solo l'impressione? O la goccia fa traboccare i vasi? A proposito di vaso, ce n'era uno lì. Esatto, il famoso vaso di Pandora. Pandoro. Cosa cavolo? Oppure gli arnesi da scasso di Skyrim, magari. Questa sveglia? Se il mondo gira, non è per lampi di genio come. Ciao Davide! Ciao Davide Finn. Grande Davide Finn. Niente ragazzi, non so cosa fare. La mazza non serve. Appunto che non c'è. Gioca il jolly, telefona alla nonna. La nonna fa traboccare i vasi. Vediamo cosa ci dice qua che mi sono scordato. Ma mi fanno analizzare addirittura i cartelli? I famosi cartelli stradali. Qua non mi fa entrare, mi ha detto che non
che non ci vuole entrare dopo quello che è successo. Dopo quello che è successo, voglio tenermene alla larga. Porca miseria, ragazzi. Cartello qua su. No, getterei la città nel caos. Provo a ricontrollare il taccuino. Andiamo. Devo mostrare in giro. Trafficante. Qualcosa mi dice che oltre a una spedizione serviranno diverse telefonate. È per quello che avevo preso il telefono. È proprio un consiglio del cactus. Ma perché dovrei chiamare la compagnia elettrica? È quello che non capisco. Servizio cortesia. No, no, non levo il medico di torno. Piantandola di essere così fastidiosamente gentile. Roberto, smettila di spammare. No, ormai ti banniamo, eh. Ti banniamo subito. Esatto. Grande Daniele Sai. Ciao Daniele, dov'è? Dove l'hai visto? Su Facebook? È comparso. Ciao Daniele. Ah. Cosa? Ti è venuta un'idea, una folgorazione, Sebastiano? No. Si accettano suggerimenti, ragazzi, se volete aiutare. Quel taxi, quella macchina in fondo? Non mi fa andare laggiù. A tempo indeterminato. Penso di avere altro a cui pensare al momento. Mostra la tessera in giro. Ma la tessera ancora non ce l'ho. Geritami. Che non mi fa andare? Ma quello che dorme gli puoi dare un calcio nelle palle? No. Interessante. Cioè lui in sostanza ha bisogno di questo oggetto. C'è questo tombino che andrebbe aperto. Prova ad andare su quel semaforo. Quello che era esatto. Prima, dove c'era il taxi. Ci ha provato, ha detto che non poteva andare oltre. Sì. Dove c'era il tazzista. Il taxix. Allora, riproviamo. Semaforo, cosa mi dice? Nada. Ma chi è che russa come non ci fosse un domani? Il tassista. Ah, possibile. Ancora qua a dormire? Niente, non risponde. Dorme come un sasso. Con il suo mestiere vedrà tante facce, raccomandabili e non, immagino. Mi sta facendo. Giustamente. Come è giusto che sia. Niente, sul semaforo non ci posso andare. E se premi sul tasto trial fa qualcosa? Detesto le piante. È un tasto prova. Questo è un potatore, quindi con questo posso tagliare qualcosa, vediamo. Non credo. Potato. Non credo all'effetto farfalla. Ma è assurda sta cosa, ragazzi. È un pochino. Usa la sveglia sul tassista. Bravo! Bravo Sebastiano, è vero, ottima idea, proviamo. Usa la sveglia sul tassista. Per svegliarlo. La carica si è rotta. È bella sfiga di me. Però mi ha dato. Un achievement. Cosa ti ha dato? Un achievement, mi ha dato una. Ho sbloccato un obiettivo. Cosa posso usare? Questo cos'è? Frizzi frizzi? Le frizzi pazzi della cosa. È vero, terapia. La venditrice. Non usare ciò che non devi usare. Riparala. Come faccio a ripararla? Ascolta, se gli fichi quel proiettile. Sembra insopportabile. Sto sbagliando. Su se stesso non funziona. Ok. Una volta ho letto che tentare azioni a caso ti.
ti rincretinisci. Sì, bisogna capire come... Il negoziante. Ah, è vero. Proviamo un negoziante. Allora, il negoziante era di qua. Dai, gallo, muoviti. Corri, gallo, corri. Rompere i galli. Corri, corri. Alligalli. Ma tu Alligalli lo conosci? Allora, aspetta. Alligallis. Alligallis. Calligaris. Detective Yellow. Allora, proviamo. Detective Yellow Submarine. Non credo all'effetto farfalla. Ma che vuol dire? Effetto farfalla. Perché dice così? Perché è un effetto farfalla. No, appunto. Cosa vuol dire? Ma anche tu. Combina oggetti. Bella. La vernice con la gamba, con il vaso. Col vaso da nonna. No, la vernice con la gamba l'avevo già provata e mi diceva azioni come questa sono più stupide del solito. È proprio con tutto. Non le manda a dire, detective giallo. Sarebbe troppo assurdo anche per Spina. Però non farti spennare. Non mi faccio spennare, non mi faccio spennare. E se proviamo a prenderlo col bicchiere, vediamo. Non capisco come facciano a venirmi certe idee. Sai che una farfalla può far scoppiare un tornado? Vabbè, quello è l'effetto farfalla, ma come lo cita lui, non so, non mi sembra che c'entri nulla. Poi correggetemi se sbaglio. Allora, però aspetta. La candela sul barbecue? Uso non convenzionale del barbecue. Ma efficace. Ok. Oh! Metti la cera. Abbiamo fatto... Togli la cera. Alla scotta, quindi prendo il potature. E dai, non puoi rompere i maroni per quello. I famosi maron glacé. Quindi devo spegnere. Sì, infatti, ma nel bicchiere non c'è niente, però. Ma su quello scaffale dove c'è scritto buy me, puoi provare a prendere qualcosa? Passare dal proibizionismo al permissivismo. Mai. Ragazzi, è tosta qua, Qui, questa manovella, c'è una manovella qua. La nonna. La manopola della nonna. Posso cuocere quello che voglio. Posso cuocere quello che voglio. Questo? Cuociamo la gamba di legno, vediamo. È un'azione idiota. E io ancora non lo sono. Ciao Massimo, buonanotte. Buonanotte. Ciao Massi, ciao, ciao. Allora, qua è veramente... Se abbiamo sciolto la cera, forse possiamo andare a prenderci le lacrime. Questo cos'è? Aspetta. Ho preso uno shaker. Cos'è? Bomboletta spray. Bomboletta spray. Possiamo fare una bomboletta spray con quella vernice. Ma che sta a fa? E perché mai? E come perché mai? E me lo chiedi pure. Perché non abbiamo un pennello, ecco perché. Il secchio e il frizzi pazzi cuocili. Sarebbe troppo assurdo. Sarebbe troppo assurdo anche per Spina. Regola numero 89 di Gallo. Nada. Usare ciò che non devi usare. Nada de nada. Allora, andiamo a prendere l'acqua, che spegniamo il fuoco. Spegniamo il barbecue, esatto. Andiamo. Dai però, gallo, se veramente rompi palle. Dai,
col vaso? È proprio un gallo. Azioni come questa sono più stupide del solito. Non volete spray? Però sei veramente uno scassaminchia, Drago. No, è Pufo scassacallo. Sì, scassacallo. Scassacallo. Ciao, piccoletto. Essere uno sputo più alto. Conosci i trafficanti in zona? Conosci i trafficanti in zona? Non so se posso fidarmi di te. Certo che puoi. Non so se posso fidarmi di te. No, finché non mi dici la frase segreta dei trafficanti di armi. Ehi, un po' di rispetto. Mi spiace, ma questo è un mondo fatto di mafiette, nepotismi e clientelismi. Ah, c'hai ragione, aspetta. Aspetta, aspetta che Sebastiano ha detto una cosa furba, vediamo. No. E perché? Porca miseria. Ma secondo me con questo spray qua, vediamo un po' se la do al coso qua. Oh, aspetta. Puoi pitturare la mia faccia sul muro dell'ufficio? Una bomboletta puoi al massimo colorare un dipinto già realizzato. E poi quella bomboletta spruzza vernice rosa. Che palle. Io odio il rosa. Sei veramente uno scassa minchia. Altro che scassa cazzo. Panchina. Se non uso nemmeno la sedia del mio ufficio, ci sarà un motivo. Sì. Esatto. Che c'hai le emorroidi. Ragazzi, se gli do questo, il famoso Puffo scazzaballe. Puoi pitturare la mia faccia sul muro dell'ufficio? In alto? Sì, deve essere bella evidente. Allora avrò bisogno di un manico molto lungo. E che palle, ti do anche il manico, tieni. Vai. Essere utile per arrivare in alto, ma non per esprimere il mio talento artistico. Madonna. E cosa vuole rompipalle? Gli posso dare una mazzata. Per pitturare in alto mi ci vorrebbe qualcosa di molto più lungo. Quindi se combino questo e questo, non si legano insieme. Non si legano insieme. Che dire? Aspetta, ho provato a andare in negozio. Sì, ci vado subito. Forse devi combinare la mazza col bastone. Aspetta, anche questa non è una buona idea, proviamo. La mazza col bastone. No, niente. Ci insulta Giuseppe. Mi dispiace. Allora, allora, intanto rimetto a posto qua. A destra? No, perché magari c'è qualcos'altro che non è preso. Quello sportello non si apre. No, non me lo indica nemmeno. Nel suo alibi non aveva tenuto conto dei fusi orari. È ancora a destra. Ah, la mazza non te la fa prendere. C'è questo fantastico parrucchino che potrebbe fungere da pennello. Sembra morbido e maneggevole. È con setole di alta qualità. Ah, vedi? Regola numero 56 di Gallo. Bravo! Cazzo, ma potevi prenderla prima? Adesso sì che posso, aspetta. Posso combinare questo con questo. Un perfetto esempio di pennello telescopico, via. Oh là. Poi dovrò venire a riprendermi la cera prima o poi, però. Quello è un altro discorso. Aspetta, provo a prendere le, vabbè. Cosa? Le posate. Bravo. Apparteneva Jean-Paul. Jean-Paul Van Damme. Jean-Paul. E la prendo anche la forchetta a sto punto. E quindi da qua posso prenderla con
questo? Non può funzionare. Sì, vabbè, però stai calmo, eh. Non usare ciò che non sai usare. Cioè, non lo fa prendere col cucchiaio. Prendi tutto, ah, devo prendere anche la mazza, quindi. No, no, questa non è in vendita. Non in vendita. No, quell'articolo. Come mai? È l'unico pezzo della mia collezione personale. Testa di Luigino. Niente. Luigino non ce lo dà. Prendiamo il fiorellino. Se prova solo a sfiorarlo, giuro che di lei non esisterà. Il tombino con le posate. Non è male anche questa come idea. Intanto prima non è sbagliata. Prima gli do il coso qui. Puoi pitturare sul muro dell'ufficio. A secco? Santi Dio. Toh. Vai. Ora le setole sono intrise di vernice. Vai. Che altra scusa togli? Pitturare la mia faccia sul muro dell'ufficio. Ok. Personalizzerò il muro del tuo ufficio prima che tu dica wow. La madonna, velocissimo. Wow. Già fatto. Se non ci credi vai a controllare. Andiamo. L'ha fatto davvero. Ah vabbè, proviamo intanto a usare le posate sul tombino. No. Vorrebbe uno strumento in grado di fare leva per aprirlo. Coltello? No. Ci vorrebbe uno strumento in grado di fare leva per aprirlo. Flash pollo. Cucchiaio. Sarebbe troppo assurdo anche per Spina. Vediamo il murale di Gallo. Chi è sto Spina? Impossibile. Spina di pesce. Anche se è il cactus. E averlo nell'ufficio. Allora, ora che abbiamo fatto il murale, possiamo prenderci la foto. Che te ne pare del mio murale? Oh, Gallo, tu sì che sai come stupirmi. Ora ti avrò sempre con me, e anche più in grande. Peccato che non sia abbastanza romantico. E adesso mollami la foto. Forse qui sono... Ma come non puoi darmi la foto? No, non posso darti. Come no? No, non posso andare. Ho fatto pitturare per te. Perché deve parlare così una scema di non quartiere? Non è abbastanza romantico. Potresti spiegarti meglio? Lo farei se tu mi dessi una possibilità. Una sera, noi due, insieme. Ho capito, troverò la soluzione da solo. Ah, proviamo a usare questa roba. Dov'è la... Ah, eccola. La spray. La spray rosa. Esatto. È la madonna. Ecco. Come rovinare il profilo di un vero duro. Che sensualità. Esatto. Ti lascio la mia amata foto. Finalmente riprendo ciò che mi appartiene. Oh, eccoci. Quindi, la foto. Yes. Nella busta. Ora la mia foto è imbustata. Ora la mia foto è imbustata. E la spediamo. No, vieni qua, dove vai? Alla nonna. Si è squagliata, esatto. Via. Scoglie. Ma come non si gira? Ah, la cera. Non sigillata. Dai, la cera e togli la cera, non lo sai. Esatto. La cera lacca. E come la prendo la cera, però? Devo spegnere necessariamente il fuoco. Francobollo? No, no, sarà da sigillare.
Gallo bollo. Allora, prendiamo l'acqua. Dai, dammi l'acqua. Dice sempre che ha le sue di là. Che due palle. No, grazie. Ho già le mie. La lacrima sul viso. Vabbè. Se il mondo gira, non... come faccio? Provare ad andare nel negozio a vedere se puoi fare qualcosa. E puoi staccare la spina al barbecue. No, non la spina. Scatta. Scatta. Tre oggetti. E fa scatta. No. Si accettano altri suggerimenti. Cucchiaio, no, ho già provato. Ma sei stronzo allora, ci ho provato togli, prima. Togli la cera. La cera. Ma deve essere che avevi cliccato male prima. Vabbè, Gallo, io ti odio. Ma sono mangiato. Detective Gallo, ti odio. Cambi idea in veramente, guarda, 30 secondi. Allora, dove togli la carbonel. Allora, c'era su quest. Bene, la busta è sigillata. Oh. Bene, la busta è sigillata. All'antica proprio. Esatto. Bello poi, se vedete come è fatto. Come cacchio l'ha sigillato? Capolavoro. C'era una volta. Adesso devo aspettare la risposta via fax. Forse avrei dovuto togliere la foto dalla cornice a forma di cuore. Che figura di merda, Drago. Anzi, Gallo, scusa, non Drago. Adesso devi andare a casa a aspettare il fax. Esatto. Un po' là. Eccola. Con la foto a cuore. Una testa di pollo. Dick Tracy con una camminata a leggere falcate un po' alla Pippo Baudo. Gallo allo spiedo. Ecco la tessera dei trafficanti. Allora, posso guardarla se puoi. Esatto, adesso la guardo perché ci sarà la frase segreta. Come non c'è? Non vedo nessuna frase segreta. Come faccio a entrare nel giro dei trafficanti? Ad ogni modo, ho la sensazione di essere già molto popolare tra di loro. Forse devi chiamarli? Ah, forse sì. Dovrei ammettere che non so usarlo. Ma chiamo l'informatore, vediamo. Vediamo cosa mi dice. Sembra tenga con lo sputo, esatto. Non è molto bello. Come butta? Ah, hai ragione, ti ricordi che la potevi vedere di notte. Bravo, è vero. Cos'è che dice? Ah, perché non vedo. Sì, è vero, hai ragione Giuseppe. Devo spegnere la luce. La frase segreta è scritta con inchiostro fosforescente, visibile solo al buio. Vero, vero. Forse non te l'ho detto, ma ho cose più interessanti da fare che parlare con... Buona fortuna. Allora, lampada. La famosa lampada di Aladino. Non si spegne. È un modello a consumo continuo. Ogni volta che voglio, voglio spegnere la luce, devo chiamare la compagnia elettrica. Fantastico, allora chiamiamola. Ah, il cazzo. È molto comodo. Servizio cortesia Eddie and Son. Come posso esserle utile? Staccandomi la luce. Mi spiace, risulta già pagata per tutto il prossimo mese. Spara la lampadina. Getterò fango sulla vostra cattiveria. Lurida sanguisughe. Siamo abituati alle minacce. Così funziona la libera concorrenza. E se volessi semplicemente rescindere il contratto? Possiamo interrompere l'erogazione di energia solo dietro accertata dimostrazione di un uso smodato della corrente elettrica. Ci dispiace. Dispiace più a me. Ma in cambio di tale disservizio, noi della Eddie and Son le spediremo l'esclusivo faretto perfetto. Perfetto nella potenza e nel colore. Direttamente nel suo ufficio in pronta consegna. Ora capisco perché vi chiamate servizio cortesia. Gli è arrivato il faretto. Consegna a domicilio.
Che sta roba? Madonna. Che cazzo veloce. Sulla faccia. E preciso. Nel kit c'erano solo tre pezzi e nessuna vite. Una palla gommosa. Una palla gommosa. Perché i gadget devono essere sempre del tutto inutili? Cavolo, palla gommosa. Allora, facciamo un po' il montaggio qua. Non c'era nient'altro, io non so come attaccarli. Le frizzi pazzi? Tutti pazzi per le frizzi. Ecco qua, rimarrà appiccicoso a vita. Ecco qua, rimarrà appiccicoso. Ok, vai. Ora il faretto può reggersi in piedi. Ora il faretto può reggersi. Prendi, ok. Non vanno insieme. Non sarò un ingegnere elettronico, ma sono sicuro. L'osca. Come fa attaccare la lampada? Così? Se fa? No. È un'azione idiota. E io ancora non lo sono. Aspetta, quella pallina cos'è? Palla gommosa. Cavo con spina. È un'azione idiota. E io ancora. Presa di corrente. Ma il cavo non ha la spina. Purtroppo il cavo del faretto non. E quindi bisogna collegarlo alla spina in qualche modo. E come? Aspetta, quel bicchiere è pieno o vuoto? Vuoto. È solo un'impressione. Non può funzionare. Usa il coltello per attaccare la spina. Proviamo. No. Con la lampada, assurdo. Vabbè, con quella, no. La forchetta. Azioni come questa sono più stupide. Una volta ho letto che tentare. Non credo all'effetto far. Potrebbe servire. Allora, le mazze, la lampada, il libro. Nel cassetto c'era la matita. Il cartello, i fogli. Quella pozza cos'è? Quella pozza sotto il cartonato del cactus. Acqua. Riprendermi quello che ho espulso. No, grazie. Soprattutto perché non ho un bagno in ufficio. Aspetta, se usassi quella per... da mettere il bicchiere? Corrente. Vabbè, anche il bicchiere? No. No, ma io intendevo usare proprio quella pozzanghera come... Perché non pensavo appunto di usare l'acqua come conduttore. Non... Magari con la pozzanghera? Minchia. La pozzanghera può fare da conduttore. Cioè, io penso di metterla nel bicchiere, ma non così. Vabbè. Meglio chiudere la porta. Meglio chiudere la porta. La cosa non è passata inosservata alla compagnia elettrica. Ecco la frase segreta.
Più i kiwi sono maturi, più mi fanno impazzire. Ora sì che mi sento un trafficante. So come esci? Ah, forse devi chiamare l'agenzia. Riproviamo, vediamo. Mi manderanno a fare in culo. Servizio cortesia Eddie & Son. Come posso esserle utile? Rivoglio la mia luce, subito. L'erogazione sarà effettuata subito dopo la chiamata. Gentilissimo. E la interromperemo di nuovo qualora sia riscontrato un uso smodato della corrente elettrica. Buonasera. Ah. Mi hanno staccato di nuovo la luce. Perché il parente. Ah, ci sono spento. Aspetta, un'idea. No. L'effetto che falla. No, voglio usarla come si usa una vera mazza da golf. E non puoi spostarla a mano. Anche. Gli ho sparato. Peccato, era un bel pezzo di tecnologia. Gli ho sparato. Ok, ora posso chiamare. Però il fatto che usa la pistola come un tuttofare. Letteralmente. No, perché ho chiamato l'informatore? Ho sbagliato. Forse non. Buona fortuna. Chiama la società. Adesso non ce la riattaccano. Ah, ok. Rivoglio. L'erogazione sarà. Oh, eccoci qua. Allora. Via. Adesso devi dire la frase li vuoi quei kiwi. Esatto. Li vuoi quei kiwi. Quei kiwi. Parliamo col baby teppista. Ciao, piccoletto. Essere uno sputo più alto non ti autorizza. Ora faccio parte del club dei trafficanti di armi. Puoi dirmi quello che sai? Purtroppo no. Gli adulti mi tagliano fuori dal giro che conta. Sto perdendo tempo prezioso con te, ragazzo. Presto avrò la mia vendetta. Conosci i trafficanti in zona? Conosci i trafficanti in zona? Non so se posso fidarmi di te. Certo che puoi, sbarbatello. No, finché non mi dici la frase segreta. Ah no, non la dice. Ehi, un po' di rispetto. Mi spiace, ma questo è un mondo fatto di mafiette, nepotismi e clientelismi. Sarà che devo fargliela proprio vedere la tessera. Sì, spero. Sì. Più i kiwi sono maturi, più mi fanno impazzire. Come vedi, sono un trafficante autorizzato. E io un baby teppista. Conosci i trafficanti in zona? No, nemmeno uno. Per ora sei solo una bella perdita di tempo. Non è che devi farla vedere a tutti adesso con la testa. Infatti mi stavo pensando di andare dal commesso qua. Vai. Entra. Dai, gallo. La fa vedere a tutti. Più i kiwi sono maturi, più mi fanno impazzire. Cercavo proprio lei. Ora la riconosco. È il fornitore che mi ha venduto un sacco di merce avariata. No, io. Devi ridarmi indietro un mucchio di soldi. Torno all'ultimo, la tua posteggiata in quarta fila. Scappa. Cos'è in quarta fila? Vediamo, scommetti che lei. Sì, scommetti che lei. Uno dei peggiori trafficanti di armi. Vediamo. Più i kiwi sono maturi, più mi fanno impazzire.
A me fanno lo stesso. No, niente. Poteva essere un bel colpo di scena invece. Un bel twistone poteva essere. E invece, niente twist. Niente plot twist. Il tassista. Ma se non ripariamo la sveglia, come si fa qua? No, vabbè, prova a farle a vedere. Magari non ti risponde. Figurati. Si è svegliato. Più mi fanno impazzire. Hai fatto bene a mostrare il tesserino. Troppi poliziotti infiltrati ci rendono la vita difficile. E gli investigatori? Buoni a nulla. Basta fingere di dormire per farli come popparti. Riconosci questo bossolo? Riconosci questo bossolo? Certo, modestamente sono l'unico trafficante in città a vendere quel tipo di proiettile. Addirittura l'unico. Ho bisogno di diventare ricco e andarmene da questa lurida città. Prima ero il re dei ladri, ora sono l'imperatore del traffico di armi alternative. Bene, ho tutto quello che mi serviva per incastrarti. Chi sei? Io sono il detective Gallo. Infatti era indispensabile far vedere Spina. E tu sei in un mare di guai, confessa. Phil Cloro è uno schiavista vegetale, tiene i suoi tesori le mani. Quindi non hai assassinato le sue piante? Erano già morte quando sono entrato. E io che volevo salvarle, liberarle per sempre dal loro oppressore. Con un proiettile VEG 68? Vanto e giubilo del 1968, prego. Infallibile nel perforare cassette metalliche blindate. Se io avessi scassinato il suo prezioso scrigno, Phil Cloro sarebbe morto di crepacuore. Ma lo scrigno era di ceramica. E così te ne sei andato a mani vuote. Non prima di accorgermi che c'era una strana macchia a terra. Una macchia? Indizio interessante. Mi stupisco sempre delle mie insospettate abilità persuasive. Ti ho fatto cantare come un pulcino. Nessuna abilità, Detective Gallo. Sono semplicemente felice di accontentare un condannato a morte. Spara Baobab. Chi è che soffia sul microfono? Spara Baobab. Tu spara Baobab. Chi è che sta soffiando sul microfono? Io non sto soffiando sul microfono, Giuseppe. È una goduria torturarti psicologicamente. Soffiare? Vabbè, forse c'è un po' vicino alla... Spero, l'ho allontanato. Ma sta facendo? Spaurando? Stanno spuntando Baobab come se fosse un domani. E che devo fare? Devo scappare. Devo dare una... Oggi è un gran giorno. Un detective in meno tra i piedi. Non è che devi usare Baobab? Inutile. Devo pensare a qualcos'altro. Per una volta sono d'accordo con te. Ah, aspetta. Comunque alla fine il tassista si è svegliato. No. Regola numero 89 di... Ha stoppiato la nonna. I pop-up non te li fa usare. Aspetta, gli sparo semplicemente. No. Non ci provare. È troppo facile. Non ci provare. Fa un solo passo e ti pianto un Baobab in... In? Dove lo pianta il Baobab? Pallina rimbalzella. No, cazzarola. Nella vita basta sapere aspettare. Inutile. Questo devo è il mio pensare motto. A qualcos'altro. Per una volta sono d'accordo con te. Ha sparato la nonna, hai visto? Non posso neanche muovermi, quindi. Fa un solo passo e ti pianto un. Vino ronco e si stampa così. Coltello. L'esaurimento di un solo per ogni regola. Se comincio a dare tutto a tutti, non mi resterà più niente. Fa un solo passo e. Cosa mi invento, ragazzi? Mazza da golf, ci ho provato. Fa un solo passo. Prova la sveglia. Oggi è un gran giorno. Proviamo la sveglia. Un detective in meno tra i piedi.
Non si sveglia quello. Vorrei tanto, ma la mia attenzione è tutta concentrata sul tassista. È un uomo non svegliabile. Bravo, lascia stare. Ah, il vaso. Che fa traboccare? No. Mi diverte vorrei sempre tanto, ma la mia attenzione è tutta concentrata sul tassista. Bravo. Prova a dargli i soldi. Ops. Soldi, soldi, soldi. Bravo. Vorrei farti un'offerta. Il tuo denaro in cambio della tua. La nonna. Quanto hai? Moltissimo. Più di quanto tu possa immaginare. Troppo complicato. Posso sempre farti fuori e poi prendere i soldi. Sto aspettando il colpo della vita, ma tanto il blindato portavalori non passerà mai. Blindato portavalori non passerà mai. Ok, stai stappando il vaso della nonna. Telefono, no, chiave, no. La vernice. La pistola l'hai provato. Nella vita basta sapere aspettare. Questo è il mio motto. Sì, ho provato la pistola, boh. Inutile. Devo pensare a qualcos'altro. Per una volta sono d'accordo con te. Secchio l'ho usato. Mi diverte sempre fissare negli occhi. Bravo. Ma il tassista, perché non si spara a cacchio un bidone aspira tutto? Vorrei tanto, ma la mia attenzione. Bravo, la... Chiava la morte. Sto aspettando il colpo della vita, ma tanto il blindato portavalori non passerà mai. Non so. Vorrei tanto, ma mi sa che li ho provati tutti. L'unica cosa che non ho provato è la forchetta. Devo per una volta sono d'accordo. È una goduria torturarti psicologicamente. Vorrei tanto. Bravo, lascia stare. Fa un paura, paura dalla nonna. Stile con l'esplosione di odio. Cosa mi invento, no, ragazzi? Forse con la pistola puoi fare qualcosa alla macchina. Un pollo al baobab. No. Sul tassista. Vorrei tanto, ma la mia attenzione è tutta concentrata sul tassista. Bravo, lascia stare. Sto aspettando il colpo della palla e mazza insieme. Valori non passerà mai. Vediamo, questa non è male come idea, vediamo. Dov'è la mazza, tra l'altro? È sparita. Ah no, eccola. Eccola. Ora ho tutto per giocare. Nella vita basta sapere aspettare. Ora ho tutto questo per giocare. No. Cioè, il collegamento ci stava, però non, non contribuisco. Esatto. Per una volta sono d'accordo con te. Paura, Paura, Che cavolo mi invento? È una goduria torturarti psicologicamente. Riprova con... riprova gli oggetti. Sarà che non... contro di lui. Non è che devo... combinare qualcosa. Sto aspettando il colpo della vita, ma tanto il blindato portavalori. Bravo, lascia stare. Questo deve esplodere, cacchio, la vita deve esplodere. Oggi tanto non li posso neanche usare questi cose, non posso muovermi. Eh beh, perché se poco poco ti muovi ti spara il baobab. Niente, niente. Ma la mia... Bravo, lascia. È una goduria.
duri a torturarti psicologicamente. E boh, riprova di nuovo con gli oggetti, dal primo all'ultimo. Vorrei tanto, ma la... Bravo, la... Mi diverte sempre fissare negli inutile. Occhi dei miei. Devo... Per una volta... Non come deve sparare la vita? Sto aspettando il colpo della vita. Pum, pum, ma tanto pum, 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 una volta sono d'accordo con te. Dai. Vuoi convincermi a lasciarti andare ridandomi indietro? Ti sottovalutavo. Invece sei un tipo arguto. Non farmi ridere. Renderai la tua fine ancora più ridicola. Nella vita basta sapere aspettare. Questo è il mio motto. Vorrei tanto, ma... Bravo, lascia... Vorrei tanto, ma la mia attenzione è... Bravo, lascia... Hai ancora intenzione di assaltare il portavalori? Per ruotare il taxi vorrei sgonfiare. Aspetta, è distratto. Prova a puntare la pistola. Aspetta, se era distratto, se magari gli punta la pistola quando è distratto. Tra poco diventerai un pollo al baobab. Posso sparare a qualunque cosa solo per dire sono in servizio. Aspetta, come l'hai distratto prima? Paura! Premuto sul furgone. Hai ancora intenzione di assaltare il portavalori? Eccolo. Grande. Regola numero 101 di Gallo. Non sparare sentenze. Spara proiettili. Ti prego non farlo. Ho ancora della merce da svendere. Due strozzini da pagare. Non sto contento. Non contentare. Si è arreso. Va bene. Oh madonna. È volato via. Questi 595. Quante minchia di regole ha. Se non fa il caso tuo. Lascialo andare. La tessera e il bossolo mi sono serviti solo per trovare un fanatico che voleva piantarmi un baobab in testa. Quel tassista ha fatto il suo ultimo giro. Ma non era il colpevole che cercavo. E ora ho una nuova pista. Una macchia nella villa. Sì? Sì? Sono Gallo. Ho aggiornamenti importanti sul caso. Di già! Comprendo il suo stupore. Il mio talento investigativo stupisce anche me. Non so come ringraziarla per... Il tassista mi ha detto che c'era una strana macchia a terra. Quindi è penetrato nella mia villa! Quel criminale! Ladro, ma non assassino. E comunque lei ha alterato la scena del delitto. Dov'è la macchia di cui parla il tassista? Naturalmente dietro di lui. Questa forse? È sempre stata qui. Si tratta di fertilizzante rinvigorente. Lo uso spesso per rafforzare i miei piccoli. Non mi sembra abbia funzionato. Devo capire se il fertilizzante è l'arma del delitto. Per fortuna ci sono io a incoraggiarmi. Quindi adesso deve esaminare la macchia. Un contenitore. Il bicchiere? O il vaso? Prima mi serve un contenitore. Proviamo col bicchiere. Allora sei stronzo. Il vaso. Non è abbastanza capiente. Il vaso? Fa traboccare la vita. Ora posso portare il fertilizzante con me. Ok. Devo capire se il fertilizzante è l'arma del delitto. Per fortuna ci sono i incoraggiami. Non è facile far cantare un gallo quando non vuole, ma ci sono metodi efficaci. Parliamo un attimo. Dove ha acquistato il fertilizzante? Dove ha acquistato il fertilizzante rinvigorente? Da tutto per tutti. L'emporio più fornito della città. È sicuro che non le abbiano venduto del veleno? Certo che no, garantito al cetriolo, che significa al 100%.
Il certino da nonna. Lo scrigno deve contenere qualcosa di molto prezioso. Sementi rarissime. Che potrebbero essere vendute a caro prezzo al mercato nero? Si capisce! Ecco il movente del tentato furto. Torno alla mia indagine. Devo capire se il fertilizzante è velenoso. Se è così, avrei trovato l'arma del delitto. Come faccio a capirlo? Qua sono tutte morte, queste piante. Tutte morte. No! E chi me lo impedisce? Hai una chiave? Ma quella chiave è della porta dell'ufficio. La porta! La porta. Niente. Non voglio togliermi il soprabito. Ah, aspetta, possiamo fare una prova qua. No. Non voglio sprecarlo così. Io t'assista. Meglio di no. Rischierai di... Quindi lo ammette tutto. Che in parte è pazzo. Ah, c'è il fiorellino qua. Proviamo. Il fiore che ride. C'è un fiorellino qui. Ah, aspetta, c'è un nuovo personaggio. Vabbè, intanto proviamo qua. No. Si accettano altri suggerimenti. Cliente triste. Chissà se un liquore combatte la tristezza. Signorina. Oppure è meglio un peluche. Salve, signorina. Sono il detective Gallo. Non voglio dirle niente. Mio marito ha toccato il fondo. Regola numero 336 di Gallo. Madonna, 336. E prima era 595. Ah, madonna. E quindi... Niente, la signorina non vuol parlare. Signorina. Oppure, salve, non voglio... Minacciala con la pistola Baobab. Yeah. Con la pistola Baobab. No. Regola numero 88 di... Ah, ma aspetta. No, niente. Pensavo fosse una bella idea, invece niente. Si accettano suggerimenti... Sarebbe stata una bella idea, in effetti. Vabbè, quindi come faccio? Prova col microscopio in ufficio, vediamo. Proviamo subito. E poi stacchiamo, che sono le mezzanotte 20. Ci avevo già pensato e avevo già escluso l'ipotesi. Esatto. Mostra la tessera. Ah, la signorina. Mostra. Regola numero 304. Aspetta, ma se il fertilizzante l'ha preso dal negozio, prova che dal venditore. Dici di mostrarlo al venditore? Vediamo. Ah, e la tessera non c'è più. È vero. Se riuscirà a fare un attimo. Regola numero 88. È sparita dalla faccia della terra. Riconosce questo fertilizzante rinvigorente? Sì, è il miglior fertilizzante che vendo. Le proprietà? Sa descrivermi le proprietà di questa sostanza? Questo prodigio della chimica moderna fa crescere le piante rendendole sane e robuste, mi creda. Devo essere assolutamente certo che il grossista non dica bugie.
Ho bisogno di un siero della verità. Devo chiamare il mio informatore. Chiamiamo l'informatore. E facciamoci mandare sto siero. Proprio davanti a lui poi. Vabbè. Ciao gallo, come putta. Ciao gallo, come putta. Buonanotte Simone, grazie a te. Ciao Simone, buonanotte. Dove posso trovare? Notte Simone, grazie. Da quello che so, un'eccessiva assunzione di zuccheri dà alla testa e fa dire la verità. Devi trovare un dolce così dolce. Così dolce. Devo andare qualcuno da... Qualcuno vende dolci. Chissà chi chissà è. Chissà chi vende dolci. Dolci in fondo. Dolci in fondo. Il grossista che sta in piazza del palazzo più di me. Aggiungi acqua della fontanella nel vaso? Proviamo. Vediamo cosa succede, ma se non vuole. Non sono sicuro che possa succedere qualcosa, vediamo. No. Va bene, facciamoci dare sto dolce e poi chiudiamo. Salviamo e chiudiamo. Oh gallo. Oh il gallo che sta nel luogo. Yellow. Una deliziosa zenzero caramellato a tre strati. Sicuro? No, Candy, io... Vuoi la treccia di multisfoglia cremosa? Mi accontenterei di un dolce che fa cantare chi interrogo. Avrai quello che fa il caso tuo, gallo. Un dessert di fine pasto che ti proietta nella dimensione della sincerità. Ma... L'hai finito? No, no, te lo potrei regalare, ma... Gradirei ricevere da te il giusto complimento. Sempre da ricevere. Per una volta. No, Giuseppe, lo faccio domani e poi fine. Cioè, facciamo solo due puntate su Detective Gallo. Fai la seconda. Sono tra molto, non basta... Vediamo. Di nuovo. E agitano anche le manine. Ecco le manine. Infatti, manine che viene papà. Che ti porta il vestitino e lo mette nel giardino. Aspetta, ancora. Cazzo, la seconda sempre. Dite. E gli altri hanno più insulti che altro. Di te posso tessere solo lodi, mia principessa d'oro e d'argento. Che parole stupende! Starai ad ascoltarti per ore. Peccato che io non abbia tutto questo tempo. Bello. Con te gli abbia tutto il ritorno paradiso, aspetta. È il primo. Sempre con le mani. Per me sei un fiore che cresce nel deserto. Romantizzissimo! Niente, Roberto è impazzito, ha mangiato il dolce anche lui prima di... Esatto. Sì? Dolce secondo, sei fatto. Grande Dario. Con te il diabete è un delizioso paradiso, mio tiramisù. Una metafora pasticcera, sei ardito. Mi tufferei nella cioccolata bollente pur di averti, via. Così, facciamo metafore pasticcere. Mi tufferei nella cioccolata, no, sbagliato, bollente pur di averti. Dammi questo allucinogeno, facciamola finita. L'ultimo dolcino e me ne andrò. Dammi questo allucinogeno e facciamola finita. Ehi, ti sto mettendo alla prova. Galle, pappagalla. Dal primo minuto in cui ti ho conosciuta. Sì. Pensi che trattando male la gente puoi ottenere quello che vuoi? Aspetta, a volte. Sì. Ora ti riconosco, rude e sincero. Oh. Ora ti riconosco, rude e sincero. Ora ti riconosco. Ecco il dolcinogeno. Un dolce così dolce da essere allucinogeno. Oh, a posto, ci abbiamo il dolce.
Vabbè, ragazzi, io direi di chiudere qui. Sono fatte le 00 e 24. E mangiarci un dolce. E ci mangiamo un dolce, esatto, prima di andare a dormire. Diamo questo dolce a YouTube che ne avrà per tutta la vita. Esatto. Ragazzi, oggi è venerdì, non ve ne siete accorti? Magari, magari. Sarebbe meraviglioso. Allora, salviamo prima che mi scordo. Ma è quello chi è? Il signor Banos. Non lo so, Salva. Salviamo. Eh sì, perché dovrei dare a lui l'alucinogeno. L'allucinogeno che viene dalla montagna. È vero. Ok. Va bene, ragazzi. Ci vediamo domani sempre alle 22:30 Con su. Detective Gallo, la seconda parte. Esatto, su Facebook, YouTube e Twitch. Ma perché non ve ne venite su Twitch? Esatto, Su Twitcher. esatto. Domani vi diamo anche una piacevole, vi diciamo anche una piacevole novità che non vogliamo svelarvi subito perché ancora non abbiamo terminato il materiale che serve. E niente. Ci vediamo domani. Grazie per essere rimasti con noi fino a quest'ora tarda. Spero che il gioco fino adesso vi sia piaciuto, che sia divertente, insomma, che sia anche di vostro gradimento. Se lo volete provare, lo trovate sull'App Store oppure lo trovate anche su Steam per PC. Yes. Quindi ci vediamo domani. Grazie a tutti, una buonanotte e a presto. Ciao Giovanni, a Ciao a presto. tutti. Ciao a tutti, Ciao, ciao, ciao. buonanotte.